Signor Prefetto, questa mattina si parlava di disagio giovanile facendo il punto della situazione su tutti i progetti avviati in questo anno, ma si è scoperto che il disagio è ben più ampio, un disagio anche che coinvolge la famiglia e la genitorialità che, diciamo così, non ha più il ruolo di una volta con i giovani. Però c'è una rete importante ed era riunita qui. Come sta andando questa rete e quali sono alcune delle iniziative che metterete in campo? Ci sono stati interventi che in sintesi hanno rappresentato il lavoro che si sta svolgendo. In particolare sono 5 progetti che sono partiti l'anno scorso a cura dell'ATS, coinvolgono vari comuni, varie associazioni e termineranno nel 2025. Quindi chi li ha illustrati ci ha fatto notare che vanno bene nell'ambito della loro attuazione. Di questo siamo contenti, vuol dire che anche quella che noi abbiamo chiamato comunità educante continua ad avere un ruolo possibilmente preventivo, ma almeno informativo di tutto quello che ci accade intorno. In particolare da alcuni interventi di oggi è emerso che è un disagio più completo, non tocca soltanto i giovani, gli adolescenti, ma parte dalle famiglie e quindi si è pensato di intervenire non soltanto sui ragazzi più grandi, quindi scuole superiori, ma addirittura dalle scuole elementari e dalle scuole medie. Da questo punto di vista ci sono già delle iniziative da anni che vanno avanti, ma oggi si è presa una ulteriore consapevolezza dell'importanza di questa fascia di età e quindi gli enti preposti lavoreranno per approfondire questo tema da questa angolazione e faranno il possibile per lavorare insieme e trovare altre idee per arginare il fenomeno.